Buonasera a tutti, spero che la settimana stia procedendo bene. Io continuo con l'illustrazione di alcune pratiche già attive in Italia che possono interessarci tutti per migliorare la nostra posizione personale e soprattutto magari anche quella sociale complessiva. In uno degli ultimi video vi avevo parlato della World Fair Trade Organization, quindi l'Organizzazione Mondiale per il Commercio Equo Solidale, e avevo spiegato come anche in Italia si possono acquistare i prodotti appunto equo solidali non più e non solamente nelle botteghe specializzate del commercio equo solidale, ma fortunatamente si possono acquistare anche nelle grandi catene distributive come la Coop, la Auchan, Carrefour, perché molte di queste ormai hanno iniziato ad avere, anzi hanno, non hanno iniziato, hanno corner dedicati appunto ai prodotti fair trade. Vi rimando alla puntata che la trovate appunto nel mio sito personale Tracce, c'è una sezione buoni esempi, la trovate in alto dove ci sono le varie sezioni, e lì trovate appunto anche questa puntata. Volevo solo integrarla con quattro informazioni veloci. Le principali reti italiane che aderiscono alla World Fair Trade Organization, quindi l'Organizzazione Mondiale per il Commercio Equo Solidale, sono Equo Garantito, CTM Altro Mercato, Asso Botteghe e naturalmente Fair Trade Italia. Adesso vediamo se velocemente riesco a farvele vedere un attimo a video. Ecco, questo è il sito di Equo Garantito, quindi una di queste quattro associazioni, una di queste quattro realtà che si occupa appunto di commercio equo solidale. Questa è la home page di Altro Mercato, questa è la home page delle associazioni botteghe nel mondo e questa è l'home page di Fair Trade. Tra l'altro ho incontrato proprio ieri uno dei dirigenti di Fair Trade. Avrei voluto fare subito una diretta, ma avevo già programmato di fare quella con Febea, che quindi trovate nella mia bacheca, e gli ho dato appuntamento alla prima occasione, o qui a Roma o nel Veneto, quindi appena possibile faremo una bella chiacchierata con Fair Trade, perché per fortuna ci sono diverse novità positive. Ora, il web certamente è una bellissima cosa, però la realtà fisica degli incontri fisici spesso è più interessante, o comunque insomma può interessarci andare alle fiere in cui si dibatte dell'altra economia, di quella che a grandi, dicevo, Fa la cosa giusta è stata una delle prime storiche, e ne sono nate moltissime altre come Quattro Passi a Treviso, Nuovo Modo, però la cosa importante che vi voglio dare è il calendario che trovate sul sito di Terra Nuova. Ecco qui, sul sito di Terra Nuova, ve lo faccio vedere un attimo, trovate il calendario con gli eventi settimana per settimana. Quindi vediamo che questo fine settimana, per esempio, avremo una fiera Green Festival a Verona, avremo un dolce India, fra l'altro il prossimo weekend avremo il Sana di Bologna, eccolo qua, Sana 2016. Ci sono moltissime opportunità per le quali, grazie alle quali, sia durante la settimana sia ovviamente nei fine settimana, ci si può veramente incontrare con persone che vogliono uno sviluppo, una realtà diversa, perché queste fiere sono importantissime non solo per l'esposizione dei prodotti, ma perché lì si può incontrare persone che la pensano in modo diverso rispetto allo standard della commercializzazione e della produzione usa e getta. Quindi è importantissimo conoscere dove sono. Io vi ho mostrato l'agenda che trovate sul sito www.terranuova.it/agenda, quindi lì trovate tutti, o meglio, una grossa fetta sicuramente di eventi. Torniamo alle singole realtà virtuose.
a Mestre, tra Venezia e Mestre, c'è una realtà che si chiama AERES, quindi vuol dire Altra Economia, Rete di Economia Solidale. È un'associazione che raccoglie, dicevo, AERES, Altra Economia, Rete di Economia Solidale, un'associazione che raccoglie una trentina di soggetti tra Venezia e Mestre, e che sono gruppi di acquisto, cooperative sociali, artigiani, associazioni che si occupano di biologico, assistenza sociale. Ecco, questa è una delle realtà che si sono venute a formare grazie anche all'amministrazione comunale, grazie al famoso sistema di patto di sussidiarietà orizzontale che è previsto dall'articolo 118 riformato della Costituzione, e quindi questa è una realtà che mi premeva mostrarvi. L'ultima che vi mostro oggi è l'Atlante globale della giustizia ambientale, anzi la penultima, ed è questo: Atlante globale della giustizia ambientale. Contiene circa 1400 casi di conflitti ambientali in tutto il mondo. Di questi 1400 conflitti ambientali, 100 sono in Italia. Quindi, come sempre, non ci facciamo mancare niente. Come vedete, il grosso Lazio e nella zona di Napoli. Però se usciamo fuori dai confini meramente italiani, se la connessione ci sussiste, ovviamente ci assiste. Va bene, la connessione non ci assiste, per cui fidatevi, ci sono nella mappa segnati per tipologia, perché potete vedere energia nucleare, estrazioni minerarie e cave, gestione di rifiuti, energia fossile, gestione dell'acqua, infrastrutture, conflitti per la biodiversità, eccetera. Quindi in questo modo si possono avere mostrati visivamente quelli che sono i conflitti ambientali in Italia e nel mondo. Da Casale Monferrato a Taranto, dalla Terra dei Fuochi alla Val di Susa, le grandi opere inutili, le trivellazioni nell'Adriatico, eccetera, eccetera. Ultima cosa che volevo mostrarvi oggi è la Rete Nazionale delle Comunità dei Fiumi, che si è scelto come nome Mai Più, ed eccola qui. Quindi Mai Più lotta contro i disastri ambientali, contro le bombe d'acqua, contro in generale tutto il reparto del dissesto idrogeologico. Quindi si battono per ottenere le opere di presidio più urgenti, per riscuotere i risarcimenti che vengono promessi ma poi non vengono erogati, e in generale per ottenere l'applicazione della direttiva europea 2007/60 sui rischi idraulici, perché come al solito la legge c'è, la direttiva europea è legge, però non viene applicata. Vi mostro queste cose, adesso per oggi termino qui, ve ne mostrerò altre nelle prossime settimane, e vi rimando ai video precedenti se volete vederne altre che già ho elencato precedentemente, perché chi di voi per X motivi non vuole o non può impegnarsi in politica, ripeto, per X motivi, sarebbe importantissimo che tutti ci occupassimo almeno un pochettino di politica, almeno quella locale, comunale, ma se per X motivi uno proprio non se la sente, ecco, sappiate che ci sono moltissime altre opportunità di associazionismo virtuoso, di fare volontariato utile per se stessi e per gli altri, per se stessi e per il pianeta. E non possiamo limitarci a rimanere con le pantofole sempre indossate alla sera davanti alla televisione, dobbiamo fare qualche cosa di più. Ancora una volta termino con l'appello: andate nei GAS, andate nei gruppi di acquisto solidale, cominciate a frequentarli, capirete che, come dico sempre, non si tratta solo di acquistare merce di buona qualità a un buon prezzo, saltando molti intermediari commerciali perché si va direttamente dal fornitore, ma si entra in contatto con persone mediamente più sensibili, più impegnate, più proattive, attive nel territorio e nell'associazionismo,
persone con le quali scambiarsi tutte quelle informazioni che nel corso della vita normale non si fa in tempo ad acquisire. Perché oggi come oggi, lo sapete meglio di me, siamo impelagati, siamo proprio come il criceto dentro la routine, corriamo semplicemente per rimanere fermi, perché ci hanno ingabbiato tra mille scadenze, mille falsi bisogni, mille operazioni da compiere che ci portano via pochissimo tempo. Entrare in un gruppo di acquisto solidale è un piccolo passo, ma è un enorme passo per entrare in contatto con persone, e vedrete che da questo può nascere moltissimo, perché sono persone che conoscono appunto molte realtà di volontariato locale, associazioni, che sono mediamente ben informate anche sui fatti sociali e politici, e quindi ne trarrete sicuramente beneficio, ne trarrete vantaggio. Ecco, io mi fermo qui con questa pillolina, nelle settimane prossime appena posso ne preparo altre. Adesso vi lascerò nel post, vi lascio i vari indirizzi dei siti che vi ho mostrato, in questa maniera ve li potete vedere con calma domani, dopodomani, nei giorni a venire, magari anche condividere se pensate che sono interessanti. Quindi un saluto a tutti, vi ringrazio, buona serata, grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, adesso rispondo, e occupiamoci del bene comune, perché non ne abbiamo altri. Ciao.